scritta, altre volte una canzone, altre volte un sogno. Quindi è una continua narrazione, un flusso aperto che poi si traduce in un gesto, però l'istinto è lo stesso. Quindi potremmo aspettarci che questo sia il primo di altri, insomma. Ma sicuramente, sarei bombardato di libri che mio, già sto lavorando al secondo. Si può dire qualcosa oppure ancora nella testa? Si racconta dell'incontro di Heidi e Candy, che si incontrano su Marte. Ma ti pare che ti dica? E senti, facciamo questo tentativo di leggere la parte che avrei voluto farti leggere. Vai tu. Perdonatemi. Allora, siamo nella parte in cui Fortunato e il suo amico Enzo vogliono fare i cantanti e cominciano a discutere di canzoni. Un giorno mi ha confessato, questo Enzo, che voleva andare a Roma per uccidere Baglioni. Enzo è uno che se dice una cosa è perché vuole farla. A maglietta fina, che si vedono i zizz, ma secondo te so cose che si cantano, Fortuna? Era convinto che Baglioni stesse portando la sorella sulla cattiva strada. Che la perciò non si mette reggipetto, fanno buona dicere che ne zoccola, può fumare Marlboro. Le Marlboro sono sigarette da uomo, se proprio una donna vuole fumare, dovrebbe almeno fumare le Muratti o le Diana. La sorella di Enzo, invece, dal contrabbandiere compra solo Marlboro, rosse americane. Le fuma avidamente, fino a bruciarne il filtro impregnato di rossetto. Enzo è disperato. È lui il maschio di casa, è sua la responsabilità. La madre non si è mai ripresa dopo la morte del marito. È solo una comparsa in famiglia, utile per ritirare la pensione e fare da mangiare. Enzo fracassa la sorella di mazzate. Non la colpisce mai con la sua capata per non rovinarle la faccia. Si limita a farla sanguinare a botte di schiaffi. Lei però è più tosta di lui. Più lui la picchia, più lei canta Baglioni. Non fa nulla in casa e fuma Marlboro. Torna tardi la sera, ogni volta accompagnata da un ragazzo diverso. Si fa lasciare in cima alla discesa di Via Vecchia Comunale perché lo sa che il fratello l'aspetta davanti al portone per menare lei e chi l'accompagna. Io lo uccido, chi l'uomo è merda e Baglioni, lo uccido, dice Enzo quando mi racconta della sorella. Batte il pugno contro il muro con una forza tale che quasi si rompe la mano. Enzo, calmati, tu non devi fare così, che lei è una cosa passeggera, vedrai che poi aguaglia una mente a capo a posto. E gli poggio una mano sulla spalla per calmarlo. Che la farà una brutta fine, ma prima però la uccido io a essa e a Baglioni. Ma che c'è zecca Baglioni, scusa, cerco di farlo ragionare. Pure che tanti nostri qualche volta cantano cose un poco più spinte. Piglia Giusi, per esempio, l'hai mai sentita sobbellella? Sobbellella. Ecco, una pennellata a cana, pennellata là, secondo te che vuol dire? Sai questa Giusi che faceva sobbellella e caccia fa, tutta coppetta mamma, canasera, cuppa, pasa, battetta, pitta, e una pennellata a cana, cicche, cicche. Quindi era chiaramente una metafora di... Vado avanti, faccio tipo la mia penitenza. Ma che cazzo dici Fortuna? I cantanti nostri lo fanno per pazzia. E forse... Pazzia. Sarebbe giocare, per scherzo. E forse è lo stesso pure per Baglioni, azzardo. No, chi lo è italiano, chi lo fa ovvero. Non vide che femmine italiane sono tutte zoccole, ma una guardia a televisione, tutte ballerine e zoccole che fumano, bruciisce e sputa per terra disgustato. Fa buono, ma chi le fanno spettacolo? Devono fare vedere un po' che coscia, dico io cercando di minimizzare. Ma quale coscia? Che le stanno tutte a nure? So che non devo contraddirlo, soprattutto quando sembra calmo. Può essere, però i ballerini e le attrici non sono proprio femmine come le altre. Mi fissa. Ah no? No, sono gente spettacolo, non gente seria. Pure le cantanti nostre fanno lo spettacolo, però si mettono in cazzette scure, non si vede niente. E se cantano qualcosa di più spinto, te fanno l'occhiolino, per te fa capire che stanno pazziando, insiste lui. Ho capito, Enzo. Ma se tu accedi a Baglioni, te mettono in galera e poi al solito chi guarda. Quando capisco che non so più come calmarlo, questa è l'ultima carta che gioco. È l'unico argomento che riesce a placare Olion. Lui non risponde subito, si fa serio, si allontana di qualche passo finché è costretto ad ammettere. Tieni ragione, poi aggiunge. Allora accedo solo a essa. Allora io vorrei sapere, ma di Baglioni cosa pensi? No, io... la cosa che volevo sapere è che Enzo era... un bambino che era molto serio, cioè 10 anni, veramente serissimo, lui l'avrebbe fatto, veramente, voleva uccidere Baglioni perché la sorella cantava quella tua maglietta fina e lui era convinto che queste canzoni la stessero deviando, perché diceva Fortuna, ma ti rende conto che la maglietta fina che si vede il zizz, ma come, cioè era convinto che fosse il problema della sorella fosse Baglioni. E un giorno veramente mi disse che voleva andare a ammazzare Baglioni. Io, vi assicuro che in quel momento poi magari sarebbe stato così, però io ci ho creduto, cioè veramente li voleva uccidere Baglioni, quindi adesso siamo senza festival.
Detto questo, io Baglioni lo adoro, l'ho conosciuto dopo, perché tutte le cose italiane sono arrivate dopo in casa mia, perché eravamo, c'era questa barriera, e questa è una cosa interessante da sapere, perché in questi mondi poveri, in questi mondi in cui si ha paura di pagare il canone, effettivamente esiste quasi un mercato parallelo, di identità parallele, e ancora oggi in alcune zone, ma non soltanto del sud, anche del centro per esempio, e anche qualcosa del nord, nel profondo nord, l'Italia è un corpo strano, è una idea che non è locale, non è locale. Cioè la cosa locale è la cosa che esiste, è reale. L'Italia è un'altra cosa. Un mio amico giornalista una volta mi disse: fortunato, quello che non capiranno mai di Napoli è che noi abbiamo avuto la dominazione spagnola, la dominazione francese, adesso abbiamo la dominazione italiana. E questo è un intellettuale. Invece ha ragione, perché in molte zone del nostro paese c'è questa percezione dell'Italia come cosa strana, ma dipende anche dalla storia che abbiamo avuto e da come è nata l'Italia. Tuttavia a un certo punto deve arrivare il momento in cui ci crediamo in questa Italia, perché altrimenti ci facciamo del male tutti quanti. Ma senti, adesso che io ho fatto questa cosa di leggere, è una cosa difficilissima per me, tu potresti, facciamo questo scambio, leggere qui questa parte che trovo bellissima e che praticamente apre il libro, ed è un racconto quasi favolistico, la storia di San Giorgio e il Drago. Proviamoci. Che hai? Sei ingassata? No. Ti vedo strano. Non è niente. Non la vuoi sentire più la tua storia? Ma non venga geni. È per colpa del califone. Ma tu parli in italiano, ma perché? È perché tu non parlerai bene l'italiano, o veramente? Sì. Vuoi che parla napoletano? Lo sacci. Ma ci va così, ma tu vuoi mandare la storia. Però questa te la vuoi in napoletano, buono. Fa come vuoi tu. Allora, si dice che una volta, a un paese che si chiamava Salemma, ci stava uno stagno grosso assaia, a così grosso che dentro si annascondeva un drago. Si dice che questo drago bruciava vive tutte le persone che incontrava con una bella ciata di fuoco. La gente della città stava tutta cagata sotto, a mezzo stufata. E per calmare la stufa del drago ogni giorno ci portavano due pecore in sacrificio, due pecore oggi, due pecore domani, arrivava in urba delle pecore scarseggiavano. E così la gente si mette d'accordo di offrire in sacrificio una pecora e un essere umano. Questa persona, che doveva essere un giovane della città, era scelta a sorte tra la popolazione. L'urba, ha scelto dal sorteggio a figliolo, la principessa Silene. Non vedi che il dolore rubato, arrivai a offrire la metà di tutto il suo regno per salvare la figlia, ma niente. La popolazione non lo volete sapere. A così Silene, la principessa, si avviò piano piano verso lo stagno dove stava il mostro. A vicinella tremava come una foglia e cantava come se fa coraggio. In quel momento passò di lì un cavaliere, il quale sentendo cantare la principessa e vedendola tra me paura, volete sapere che stava succedendo. A vicinella ci conta tutte cose a sto bello cavaliere, che colpito dal racconto, ma pure dalla bellezza, la vagliona subito la ricetta, stai tranquillo. Oggi pensi a se stima tutta la cella, a sta bestia, e tira fuori la spada. Quando prende l'animale, allora il cavaliere fu pigliato da una strana emozione, come una specie di compassione, e invece di combatterlo, infilò una tavola della spada in tuo fodera, e si avvicinò alla bestia a mani. La principessa non si faceva capace di vedere il cavaliere parla fitto fitto con il drago come se si conoscessero da una vita. A un certo punto il drago abbassò la testa e il cavaliere cominciò proprio ad accarezzarlo. Poi si avvicinò alla principessa e le dice di avvolgere la fascia che teneva nei fianchi intorno al collo del drago. E i tre si avviarono verso la città. E gli abitanti furono impressionati assai quando per entrare la principessa che camminava seguita dal drago come se fosse stato un cacciatore. Il giovane allora pigliai la parola e dicendo a tutti quanti: non vi imbarazzate, io sono Giorgio il cavaliere e mi ha mandato la parola Patatella in persona dopo liberare al drago. In cambio dovete accettare di farvi battezzare in nome di Cristo Re. Noi ti ringraziamo, cavaliere coraggioso, ricetto il re, però finché il drago è vivo te ne va uno. Ma non te ne dite più niente da temere da questo mostro, lasciatelo vivere, ricetto il cavaliere con la voce rotta dalla commozione.
Non se ne parla proprio, sta bestia malefica deve pagare tutto il male che ha fatto. Se lo uccidi ti darò pure mia figlia in sposa. Con le lacrime agli occhi l'eroe si avvicinò all'animale, drago bello, io proprio non tengo coraggio da ucciderla. Fai una cosa, scappa, tu sai volare, a te non uccide, non torna mai più. Giorgio mio, ognuno della parte sua da questa storia, dice tu draga. Tu sei essa, la principessa essa, e io sono malamente. Io malamente va sempre una brutta fine, accidalo e facciamo la finita. Il drago abbassò la testa, Giorgio tirò fuori l'arma, l'alzò, ma rimanette con l'arma in aria e non si decideva a colpire. Ma così non cagnerà mai niente, urlò abbassando la spada. Colpisci, urlò il drago per fargli coraggio, ma io non ce la faccio, rispondò il tuo cavaliere chiagnendo con mano creatura. Allora può dire che non mi capita niente, e come anni e cose non passo più. Non si è mai visto che carnefici e vittime fanno amicizia. Gli occhi del drago diventarono rossi all'improvviso, poi spalancò la bocca e si preparò a sputare una bella fiammata contro il cavaliere. È fatto santo, io non ti posso uccidere, dice a questo punto il cavaliere buttando per terra la spada. Fu allora che il drago, commosso, a certe che la vicina si aspettava. La palla di fuoco che teneva in gola invece la sputò contro Giorgio, la sputò contro il sole, per un istante tremò, poi riprese a brillare, ma non con la stessa forza di prima. Da oggi in poi, a Cesarano Santa, ci sarà sempre pure una draga. Mattimici in cammina che il sole si sta raffreddando, e prima che scura notte, ti dicono sa che cosa da fare a te, e il drago si avvia lungo la strada. Giorgio dette un ultimo sguardo alla principessa Silene, le sorrise amaramente, poi seguì il mostro nel silenzio e lo stupore di tutti i presenti. Qualcuno dice che la principessa, abbandonando per sempre la sua terra e il suo popolo, lo seguì. I sette doni dello Spirito Santo sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Grazie. Domande del pubblico, penso che io non te ne ho fatte tante, vediamo se ce n'è qualche altra che ti gira. Vediamo. Tanto non si paga, eh. O mettiamo un euro a notte, mettiamo un euro a notte. Che diamo in preferenza. Nessuna curiosità? Allora, davvero, davvero, non ci posso credere. Allora, ti ringrazio di questo racconto se vuoi vivere felice. Non ti ho fatto la domanda che in genere si fa sempre, come mai il titolo, perché in realtà si capisce se si legge fino in fondo, giusto? Assolutamente. E ringrazio l'Associazione Culturale Oltrecultura e Libreria Poggio di Adria, che sono, anzi no, l'Associazione Culturale Oltrecultura e Libreria Poggio sono felici di ringraziare gli sponsor: Ostello Molare, Enoteca, Cucina e Hotel, Banca Adria, Credito Cooperativo del Delta, Centro Estetico L'Incanto di Zanella Enrica, Pianeta Tecno, Soluzione Assistenza Servizi PC Telefonia, Fioreria all'Angolo di Biasoli Barbara. E poi un ringraziamento speciale va anche a Marco Zangironi per la grafica, a Simona Bocchio per la produzione, a Maurizio Martelli per la direzione artistica generale, e ringraziamo anche la Biblioteca Comunale della città di Porto Viro che ci ringrazia. Ringraziamo tutti voi che siete venuti, ancora una volta Fortunato Cerlino per il suo libro e per le chiacchiere. Se volete farvi la dedica, credo che in fondo ci siano i libri, vero? Sì, io comincio io. Vai.